La vedova e la figlia di Sandro Maier saranno ospiti in studio da Barbara D'Urso durante il nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Già alcuni giorni addietro, dopo aver annunciato la morte del celebre giornalista, proprio la conduttrice napoletana si era collegata con la figlia, commossa e straziata dall'accaduto. Isabella Maier ha avuto modo di confidare quanto sia accaduto tutto velocemente. Tutto è accaduto velocemente nei giorni scorsi. È successo all'improvviso, ha avuto una brutta infezione, ha dichiarato la donna, apparsa per la prima volta in televisione. Non amava parlare di sé malato. Mi piace ricordarlo peraltro, non parlare della malattia che ce l'ha portato via in una, due settimane, ha aggiunto ancora la figlia di Maier. Il 10 novembre, giorno del mio compleanno, stava bene. Poi è entrato in ospedale, sperava di uscire in pochi giorni, ma non è più uscito, ha aggiunto ancora tra le lacrime. Non è morto a Roma, ma a Milano, ha precisato poi Isabella Maier, che ha anche sottolineato come il padre non amasse dichiarare la sua età. Isabella Maier ospite da Barbara D'Urso. Isabella Maier, al settimo mese di gravidanza e già mamma di un altro figlio, ha condiviso l'ultimo ricordo del padre Sandro Maier, in collegamento con Barbara D'Urso. L'ultima volta che l'ho visto sono andata via perché dovevo fare un'ecografia e lui, sorridente, mi ha chiesto di mandargli una foto. Mi ha salutato col sorriso, ha raccontato la donna. Barbara D'Urso nel corso del promo di Pomeriggio 5, ha svelato la presenza in studio di Isabella Maier e forse anche della madre. Ha deciso di essere qui la figlia e probabilmente entrerà qui anche la madre e moglie di Sandro Maier. Verranno qui con delle cose inedite, tutti l'hanno ricordato e noi gli regaleremo un comparto, ha commentato la conduttrice prima di dare nuovamente spazio alla pubblicità. Staremo a vedere cosa racconteranno le due donne a distanza di pochissimi giorni dall'inaspettata morte del celebre giornalista e direttore di Di Più. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.